tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Il 2015 è ormai concluso, tempo di bilanci, che cosa salva di questi ultimi 12 mesi e cosa invece è da buttare? No, il problema è capire cosa c'è da salvare, perché c'è tantissimo da buttare. Sicurezza, zero. Politici non pensano assolutamente alla sicurezza. Renzi sta pensando a tutt'altro che alla sicurezza. E noi dobbiamo blindarci in casa. Perché vabbè, loro non hanno problemi, sono tutti blindati, guardie del corpo, eccetera, non hanno problemi. I problemi sono nostri, del cittadino comune. Quindi sicurezza, secondo me la sicurezza sarebbe la prima cosa da mettere a posto. Quindi un bilancio negativo? Certo, sicuramente, ma penso che lo pensiamo in tanti. Assolutamente, certo. Qualcosa invece a livello magari di cultura, di sport, di cui andare orgogliosi di questo 2015? Vabbè, sport io non è che me ne intendo tanto. Sì, poi anche lì c'è tutto da parlare. Guadagnano un sacco di soldi. Sport, appunto, io non me ne intendo. Altro... Non le viene proprio in mente niente da salvare, quindi un bilancio totalmente negativo di questo anno. Sì, per me sì, assolutamente. Salvare poco e niente. Cioè... Come mai? Anche tipo sul fatto del lavoro, così, cioè zero, 2015 è proprio scarso. Anche per i giovani io parlo, cioè... E... Bocciare? Sì. Bocciare... siamo sulla stessa cosa, cioè... Quindi un bilancio... Quasi completamente negativo. Sì, sì, cioè 2015, cioè non posso dire niente su 2015. Di hai buono, notato? No. Di buono zero, no, no, niente. Non hai notato miglioramenti in nessun ambito? No, no, zero. Cioè spero nel 2016, ma nel 2015 zero. Quasi tutto bocciamo, dai, salviamo per adesso la salute. Poi per il resto vedo che si va sempre peggio, però speriamo che ci siano momenti più propensi alla felicità. Ecco, tutto. A livello di qualità della vita durante il 2015 ha notato dei miglioramenti oppure ci sono? Pochi cambiamenti, ancora secondo me la ripresa ci deve essere ancora. Quindi comunque un bilancio negativo? Non del tutto, ma diciamo metà e metà, dai.